ci ripensa, stava lanciando la palla lunga in verticale, poi si è rifermato, non trova compagni, il Milan sta molto alto, palla ora per Dzeko che viene a prendersi il pallone, alza il campanile a metà campo, Tonali Male di testa. anticipa Barella, palla che però arriva sulla destra per Darmian che ha un po' di spazio per avanzare e superare la metà campo, inseguito da Tonali, il pallone in orizzontale per Dzeko, di prima per Barella, in area di rigore Barella, per Di Marco! Federico Di Marco! 1-0 per vediamo la posizione di Lautaro se è regolare, però per ora è 1-0, gol di Federico Di Marco, bellissima azione dell'Inter, c'è da valutare la posizione di Lautaro sul pallone di prima, bellissimo di Edin Dzeko, vediamo se è fuori gioco oppure no, buono, eccezionale, però ho dubbi, vediamo, l'azione è molto bella, Lautaro è bravissimo, Dzeko è bravissimo a smarcare Lautaro che non tira in porta ma dà la palla in orizzontale per Di Marco, vediamo, allora palla di Darmian per Dzeko, qua tutto regolare, tutto buono. Anzi non è Lautaro, scusami, è Barella che Barella, l'assist a Di Marco, Barella. Che azione, vediamo ragazzi. Vediamo se buono, c'è il VAR, però attenzione, no, su Barella, è dentro vediamo c'è il VAR e sappiamo tutto, per ora il gol è convalidato ed è un grandissimo gol, una bellissima azione, l'azione è bellissima, vediamo Onana in corner. Calcio di punizione per l'Inter, zona difensiva di sinistra, si incarica della battuta a bastoni, il Milan rientra nelle proprie posizioni difensive, nella propria metà campo, vediamo inquadrato Lautaro, lancio di bastoni verticale a cercare lo scatto di Dzeko, c'è spazio per Dzeko, finta il pallone col destro! Dzeko va in taglio, si trova di fronte un avversario, si sposta in pallone sul destro in area di rigore, salta l'avversario, tiro giro sul secondo palo, non ci può arrivare Tatarusanu, 2-0 al minuto 21, Edin Dzeko, dai ragazzi, dai, che bravo Dzeko, bravo, che bastone. Quanto è fondamentale questo giocatore per l'Inter, ragazzi, quanto è fondamentale questo giocatore per l'Inter. 28esimo gol. Tonali si fa lasciare sul posto. Ma Calabria dov'era? Bravo, ma dov'era Calabria? È stato un po' in ombra domenica scorsa, però è vero. Quello che mi ha stupito più di tutti su questa azione è i dribbling che fa lui, che di solito non li fa. Grande. I dribbling Dzeko di solito. No, anche lo scatto, esatto. Lo scatto. Ma dove la mette, ragazzi? Dove la va a mettere questa palla? Secondo palo cerca. Grande. Sì, perché non era facile. No, io per niente. Ragazzi. Cioè io dopo il dribbling ho detto bravo, però non pensavo tirasse subito e la mettesse lì. Che molto molto bravo, ragazzi. Dai Tomori, no, dai così Tomori. Alti, no? Così alti, perché? Retropassaggio per Tatarusanu. Le possido caricate. Tatarusanu. Perché siamo così alti? Non lo so. Tomori. Centralmente, per Bennacer, retropassaggio per Tatarusanu. Tomori, retropassaggio per Tatarusanu. Si è inceppato il disco, ragazzi. Se vai avanti così fino al 90esimo, guarda, mi fa avete informato che siamo sotto di 2-0 invece di vantaggio? Rimessa laterale per l'Inter, passaggio impreciso, tanto per cambiare nel Milan. Palla laterale, zona offensiva di sinistra, se ne incarica Di Marco. Maresca fa rispettare il punto giusto di battuta. Di Marco deve tornare indietro di qualche metro, proprio vicino alla panchina di Inzaghi. Maresca ancora a far retrare la battuta, Di Marco rientra ancora di 2-3 metri, tutto pronto stavolta, Di Marco, Lautaro si smarca e pallone indietro brutto di Mkhitaryan, poi bastoni, alza una palla altissima, campanile a metà campo, Barella viene messo giù da Tonali, calcio di punizione per l'Inter nel cerchio di centrocampo. È già finita l'inerzia. Sì, Gianni, veramente un fulmine a ciel sereno. È durata 5 minuti la spinta. Adesso supernova, luce intensa, dura poco. Abbiamo già tirato il freno a mano. Mamma mia. Acerbi, tocca per Barella, tre quarti offensiva di destra, va a cercare Darmian, che però ha un uno contro uno difficile contro Teo Hernandez. Çalhanoğlu, grande palla di ritorno per Darmian, Lautaro, la chiusura di Kier. Grandissimo intervento di Kier su Lautaro. Evita che Lautaro possa tirare in porta. Un tuffo e blocca il pallone. Era finita. Con la copertura dai, di sveglia Kier. Tatarusanu, su, sveglia, eh. Dai, povero Cristo. Bravissimo Kier. Grande recupero di Kier, ragazzi, eh. Di Marco, Miki cambia tutto, attenzione che arriva Teo su Darmian, pallone all'indietro per Skriniar. Siamo a metà campo, ora Mkhitaryan, ancora per Darmian, si alza il pressing di Teo Hernandez, pallone per Darmian. Rimessa laterale per il Milan sulla sinistra. 54 minuti, 2-0 è maturato nel primo tempo.
Benasser, Kier, Tomori. Eccoci di nuovo insieme per vivere questo Milan-Inter. Cosa possiamo dire? Possesso palla Inter. No, Milan. Calabria. Milan. Avevo già previsto. C'è un fallo su Benasser. Noi tutti di fischia però. Signor Maresca, comanda un calcio di punizione per il Milan. Siamo nella metà campo del Milan, sulla linea mediana, sulla destra. Un quarto d'ora già battuto. Recupero, ma... Da Benasser a Tonali, da Tonali sulla sinistra. Questo Gagliardini sulla per sinistra con Hernandez e Leao. Io tremo. Sì, sì, infatti, il tuo passaggio. Che... Tomori, lancio va? Lungo. Buono, palla per Onana che mette giù. Niente. I lanci lunghi alla viva il parroco servono poco o niente. In mezzo a campo. Onana, 75 di gioco, un quarto d'ora al 90esimo più recupero. Dai, ragazzi, dai, forza. Onana si prende qualche secondo, poi guarda la posizione. 75 i minuti. Lancio lungo a scavalcare il centrocampo, a cercare Correa. Buono il movimento di Correa, ma la palla è di Calabria che mette in rimessa laterale. Rimane in possesso l'Inter. Si è appoggiato bene Correa al difensore e ha ottenuto il massimo possibile. Intanto Danilo D'Ambrosio parlava un po' troppo, mister Inzaghi lo ha calmato. Ora qua c'è uno scontro tra Tomori e Lautaro, va a terra l'argentino, non c'è fallo, rimessa dal fondo per il Milan. Spalla, no, fallo. Oltre la linea di fondo, calcio di punizione, no, rimessa da fondo campo. Dove vai Gagliardini? Ma dove vai? Tatarusano. 76 minuti di giuoco. Guarda che Inzaghi comunque sta contribuendo a darvi una mano, se non l'avete capito. Lancio. Guarda te Gagliardini, manco i colpi di testa. Aia. Tonali. Ciao, era anche già ammonito. Skriniar. Sbaglia appoggio. Tento Correa, fallo, bravo. Punizione giallo per Teo Hernandez. Sì. Teo Hernandez. Fallo su Correa che questa volta è bravo a prendere il tempo al francese e poi a saltarlo. Teo Hernandez lo mette giù. Calcio di punizione per l'Inter e cartellino giallo per Teo Hernandez. Rimane a terra dolorante. Teo che non ha combinato proprio niente in questa partita. Cioè i giocatori più importanti del Milan sono mancati. È mancato Teo, è mancato Leao. È mancato per certi versi Giroud. Come te lo spieghi, Gianni? È mancato questo? Diaz. Una spiegazione non c'è, è nella testa, perché questa squadra ha saputo giocare a calcio. Le uniche per conclusioni anni. Pericolose, scarsissime, sia ben chiaro, le ha fatte le altre. Lautaro! 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 Si presenta tu per tu con Tatarusano defilato sulla destra, esterno destro sul secondo palo. È per questo che ti ho detto che non andava mai a meno. Lauti, dai! Che gol! Che Marcello, gol! Marcello, tu dicevi nel calcio tutto è possibile, 3-0 però quando che manca gol, un quarto gol, d'ora. No, però ti ho anche detto, hanno sbagliato l'occasione con Leao, potevano riaprire.